L'attualità in chirurgia protesica se ne parla questa mattina a Siracusa in un incontro organizzato da Villa Salus, il primo di tre che si svolgeranno sempre a Siracusa. Questa mattina focus sulla spalla e la caviglia, mentre nei prossimi giorni si parlerà di ginocchia e di frontiere della chirurgia protesica in generale. Siamo in compagnia di Emanuele Lombardo, che è il presidente di questo congresso interessante. Spesso diciamo che la nomea, la fama dell'ortopedia a livello territoriale non è grandiosa, quindi si cerca sempre invece di ricostruire l'affezione dell'utente attraverso la qualificazione dei professionisti, e quello di oggi nell'esempio. Non le do tanto torto. Io credo che però i viaggi della speranza per molte persone dovrebbero finire. Perché io dico sempre ai miei pazienti, prima di partire, faccia un giro accanto, non solo da me, ma anche da qualche altro collega che sicuramente è molto capace insieme a me di affrontare le sue cose. Naturalmente non facciamo i miracoli, non dico gli sbagli, ma le cose che purtroppo non funzionano come noi vorremmo succedono dappertutto. Però le posso assicurare che in questi ultimi anni il nostro sforzo è notevole, le riscontri ci sono, perché devo dire che è stato abbattuto anche questi viaggi della speranza negli ultimi anni. Io parlo per l'ortopedia, ma credo che sia un po' per l'aspetto della medicina qua in Sicilia. È stato notevolmente abbattuto, e soprattutto in questo della protesica in cui noi ci dedichiamo particolarmente. E devo dire che anche i risultati, la maggior parte, naturalmente il 100% in questo tipo di lavoro non esiste, però siamo molto soddisfatti per quello che facciamo. Diciamo che la formazione è alla base, giusto, della professionalità. Voi state investendo negli ultimi anni molto su questo punto? Direi di sì, perché la nostra crescita è sacrificio, perché noi proveniamo da tantissimi anni fatti fuori, girare il mondo, andare in Europa, negli Stati Uniti, per crescere, anche se molte persone magari non si immaginano tutto questo, ma in realtà c'è un lavoro dietro di almeno ventennale. Di questo lavoro ventennale, la sua più grande soddisfazione in questo settore della chirurgia protesica qual è stato? Ci racconti magari un caso che l'ha particolarmente entusiasmata per i risultati ottenuti? Non so, oggi parliamo per esempio di spalla. Devo dire che i pazienti di spalla sono dei pazienti che a me danno molta soddisfazione, anche l'anca, anche il ginocchio, però la spalla, che è un tipo di chirurgia protesica un po' di nicchia, in realtà poi alla fine ai pazienti dà delle belle soddisfazioni. E quindi non so, il caso magari di qualcuno che faceva il muratore, che non riusciva ad alzare il braccio e che adesso magari ha ripreso a fare il suo lavoro. Ma dopo aver eseguito l'intervento chirurgico, c'è una trafila molto lunga in termini di fisioterapia da fare, oppure i tempi si sono ridotti? Allora, qua entriamo in un campo abbastanza lungo, cioè nel senso che conta molto intanto il sopportare un po' il dolore, che non è tantissimo, però il paziente deve entrare mentalmente in questo suo tipo di intervento. Perché si ha paura del dolore, in realtà non è così. Alcune persone hanno una soglia del dolore abbastanza bassa e allora prolungano un po' la loro fisioterapia. Ma non è più così, perché la fisioterapia per tanti tipi di chirurgia, anche nella spalla, che sembra quella che sia più lunga, in realtà ne escono fuori dopo poche settimane, insomma, riescono. Quindi siamo all'avanguardia, bisogna lanciare sempre questi messaggi anche per fidelizzare il paziente locale. Positivo, positivo. Positivo per tutti, per la mia categoria, per il lavoro che facciamo e per l'impegno che noi ci mettiamo. Noi facciamo una chirurgia ad alto livello, probabilmente lo sanno poche persone. Questo è un incontro, sono degli incontri fatti per, non solo per far conoscere quello che noi facciamo, ma soprattutto per far capire che qui si fa chirurgia di alto livello, e questa è rutinaria, perché non parliamo di revisione, di altra chirurgia molto più complessa che noi facciamo. Quindi far capire che è una chirurgia rutinaria e che i pazienti, ripeto, nel posto dove noi viviamo, vicino, è inutile partire, mettersi in aereo, altre cose. Io direi che è arrivato il momento forse di mettere fine a tutta questa, o ai mercenari della speranza che vengono. Purtroppo non è parlare contro colleghi, ma come in ogni posto, no? A Milano vengono i mercenari della Francia, qui da noi vengono i mercenari che vengono dall'estero, dal nord,
però fidarsi della gente del sud. Come si può migliorare l'offerta sanitaria anche pubblica nel nostro territorio? Oggi la qualità dell'ortopedico, diciamo, dei chirurghi operatori in Sicilia è abbastanza elevata e ovviamente ci sono dei centri di eccellenza e credo che l'Istituto Ortopedico Villa Salus si possa considerare come tale. Ecco, lei prima parlava dell'importanza dell'ambiente, del concetto di fare squadra. In ogni famiglia si hanno dei gioielli. Ecco, il fiore all'occhiello della vostra offerta sanitaria in ambito chirurgico qual è? Tutti questi interventi che vengono presentati ora nel corso di queste sessioni, interventi per protesi di spalla, protesi di caviglia, protesi d'anca, protesi di ginocchio, permette il recupero da parte del soggetto che è affetto di queste gravi degenerazioni, più che altro artrosiche o postume di fratture molto, molto gravi, che prima venivano condannati ad una disabilità e oggi si vengono recuperate quella che è la normale vita di relazione sociale e a volte anche lavorativa. Beh, credo che raggiungere questo livello sia un target che oggi la medicina moderna non può non attuare e si attua ovviamente con l'apposita formazione che noi curiamo ogni anno sia per il personale medico e sia per il personale parasanitario o soprattutto gli infermieri, che rappresentano veramente la struttura portante dell'attività di una sala operatoria se ben coordinati e ben diretti. Ed insieme al dottor Terranova parleremo di anestesia, tanto temuta appunto dai pazienti, ma è la tecnica che consente di far svolgere in piena serenità qualsiasi intervento chirurgico. Nello specifico, per quanto riguarda la chirurgia protesica, che tipo di anestesia utilizzate? Parliamo di chirurgia protesica della spalla, per cui trattandosi di una chirurgia dell'arto superiore, oltre che all'anestesia generale, è possibile, soprattutto in quei pazienti che hanno controindicazioni serie all'uso dell'anestesia generale, fare uso di anestesia loco-regionale, che consiste nell'iniettare dell'anestetico locale in prossimità delle strutture nervose che innervano l'arto superiore, in modo tale da azzerarne, diciamo, la sensibilità. E nel caso della protesi della spalla, ciò avviene con il blocco del presso brachiale a livello cervicale o interscaleno. Pro e contro, intanto c'è da dire che da sola non è sufficiente ad eseguire l'intervento di protesi di spalla, per cui va abbinata a una sedazione più o meno profonda oppure direttamente comunque ad un'anestesia generale che consente di avere l'assoluto controllo delle vie respiratorie del paziente. I vantaggi consistono nel fatto che abbinando alla generale l'anestesia loco-regionale si riduce l'uso di anestetici generali e inoltre si ha poi un'analgesia anche nel post-operatorio per la durata di parecchie ore. Gli svantaggi sono che anche l'esecuzione del blocco, come tutte le manovre, diciamo, in medicina, possono creare qualche complicazione, tipo, anche se non molto frequenti, lesioni dei fasci nervosi oppure assorbimento dell'anestetico locale attraverso la parete della carotide, con quindi arrivo dell'anestetico al cervello e insorgenza di convulsioni. Noi preferiamo, devo dire, eseguire l'intervento di protesi di spalla, a meno che non ci siano controindicazioni assolute, in anestesia generale, anche perché il nostro ortopedico, dottore Lombardo, è veloce nell'esecuzione, data la grande esperienza, e quindi comunque si tratta di un'anestesia generale di durata breve e quindi con somministrazione di non importanti quantità di farmaci. Per quanto riguarda i pro e i contro della generale, il pro è che il paziente generalmente la preferisce
perché è quella più confortevole, elimina assolutamente l'ansia derivante sia dall'intervento sia dalla posizione in cui questo viene eseguito, elimina lo stress chirurgico e quant'altro. Gli svantaggi, i contro dell'anestesia generale sono legati ovviamente a quel rischio minimo comunque che l'anestesia generale può dare un po' in tutti i pazienti, e che il più delle volte, come dire, parlando da così, diciamo, da anestesista, insorge magari al momento dell'intubazione, che può risultare difficoltosa in alcuni pazienti per motivi anatomici. Comunque, a tal proposito, siamo provvisti di vari dispositivi per ovviare appunto ai casi di intubazione difficile, quindi devo dire non abbiamo mai avuto problemi per quanto riguarda la parte anestesiologica di questi interventi. Insieme al dottore Vincenzo Cimino parliamo invece del decorso post-operatorio, quindi il percorso verso la guarigione. In questi casi spalla e caviglia è molto lungo? Allora, il percorso riabilitativo rappresenta certamente un aspetto fondamentale che segue un intervento chirurgico, e la corretta esecuzione è fondamentale perché l'intervento stesso non sia vanificato. Oggi il percorso riabilitativo, per delle linee guida sono fornite dall'ASPE sia per spalla e per la maggior parte, diciamo, delle protesi di caviglia, è concesso solo in regime ambulatoriale, non è previsto, diciamo, il ricovero. E questo, diciamo, a mio avviso rappresenta un limite, perché comunque una protesi di spalla è l'epifenomeno comunque di una patologia che ha portato il paziente, oltre che a dei sintomi che sono sicuramente invalidanti, anche ad una alterazione della qualità della vita. Il percorso riabilitativo, se ha un senso, non è soltanto nel ripristino funzionale dell'articolazione in sé, ma nel riequilibrio di tutta quella che è la funzionalità dell'individuo stesso nella qualità della vita. Il percorso riabilitativo, se chiaramente ci sono i presupposti giusti che devono essere valutati prima dell'intervento, quindi valutare il tipo di paziente, valutare i fattori di rischio concomitanti, valutare il tipo di intervento, può essere efficace già nell'arco del primo mese. Il paziente può ritornare ad avere, diciamo, una piena autonomia nelle attività di vita quotidiana, che nel nostro linguaggio significa capacità di vestirsi, capacità di nutrirsi, capacità di essere autonomo nelle attività basilari. Chiaramente ben diverso il discorso se si tratta di pazienti che hanno aspettative diverse. Se prendiamo in considerazione lo sportivo, che per un incidente stradale ha subito un danno e quindi segue poi un percorso chirurgico, è chiaro che l'aspettativa non è solo il ripristino dell'indipendenza nella vita quotidiana, ma del gesto sportivo. Anche in questo caso le aspettative vanno ponderate a quello che è la valutazione pre-intervento, e che dipende dal tipo di lesione e dal tipo di recupero post-chirurgico. Non dimentichiamo le possibili complicanze in agguato, che per quanto, diciamo, rese rare da un'adeguata valutazione pre-intervento, possono intervenire. In questi casi chiaramente il percorso riabilitativo sarà sicuramente più lungo. Diciamo che mediamente, visto che in questa società quello che conta è il tempo, che tempistica abbiamo in questi casi? E allora, dicevo, già nell'arco di 30 giorni il paziente, diciamo, può avere un ripristino della indipendenza della vita quotidiana. Nell'arco dei 3 mesi successivi, diciamo che se il controllo post radiologico, post chirurgico, la valutazione clinica risultano essere ok, il paziente ritorna a una piena, diciamo, indipendenza funzionale. Quindi le tempistiche sono queste, diciamo, nella media. Ecco, nella media. Nel caso del paziente anziano, del paziente artrosico, allora possiamo anche spingerci oltre, diciamo, i 6 mesi. Ma ripeto, dipende sempre da quello che il paziente già era in grado di fare prima, che chiaramente se il paziente riusciva a fare un 60% rispetto a un 100% di attività comuni, l'intervento chirurgico non potrà restituire il 100%, ma si atterrà anche a mantenere quel 60%, ma in assenza di dolori o di sintomi che lo rendevano molto più invalidante come gesto. Nei prossimi incontri invece si parlerà di approccio multidisciplinare, ma anche di ginocchia.